Pillole di Non Solo Suoni. Buongiorno, oggi ci vogliamo occupare di Sananda Maitreya, o meglio Terence Trent D'Arby, il nome col quale questo artista americano, all'anagrafe Terence Trent Howard, ha conosciuto notorietà in tutto il mondo. Classe 1962, newyorkese, ora vive a Milano, particolare forse non noto a tutti. Entrato presto nella US Army, pur coltivando la passione per la musica, nel 1985 fu espulso, dopo essere stato a lungo distanza in Germania, dove collaborò con una band. Fu però trasferendosi in Gran Bretagna nel 1986 che si dedicò a tempo pieno alla musica. L'album d'esordio Introducing the Hard Line According to Terence Trent D'Arby uscì infatti nel 1987. Si tratta anche del disco più conosciuto e venduto grazie a hit come If You Let Me Stay, Wishing Well, Dance Little Sister e tante altre. Successo comunque che proseguì col secondo disco Neither Fish Nor Flesh del 1989, anche se la strada della sperimentazione era ormai avviata, e continuò con il terzo album del 93, Symphony or Damn, pubblicato negli Stati Uniti. Due anni dopo fu la volta di un nuovo lavoro, Vibrator, sul solco del precedente, a cui seguì una tournée mondiale. Negli anni successivi ci fu spazio per una collaborazione con il gruppo australiano degli NXX per celebrare l'apertura dei giochi olimpici del 2000 a Sydney, mentre l'anno dopo diventò per tutti Sananda Maitreya, un nome col quale iniziò anche una nuova strada artistica più indipendente, con una propria etichetta in Europa. Nome che, tra l'altro, l'artista, come scrive nel suo sito, gli è anche stato suggerito, per così dire, in una serie di sogni per proteggere la sua arte. Il risultato di questa svolta fu l'album Wild Card, con un singolo di grande successo, O Divina, anche in Italia, dove appunto vive a Milano, dopo aver sposato l'architetto e presentatrice TV Francesca Francone. Nel 2005 ecco l'album numero 6, Angels and Vampires, volume primo. L'artista sceglie inizialmente di pubblicare sul sito ufficiale il progetto in capitoli, man mano che le registrazioni proseguono, per poi farlo uscire ufficialmente il 29 giugno del 2005 nella versione masterizzata e finale dal sito ufficiale in formato MP3. Nel complesso l'album, che conta 40 canzoni, fa parte del genere autodefinito post-millennium rock. È interamente scritto, prodotto e suonato con tutti gli strumenti da Maitreya. A questo lavoro sono seguiti concerti, tournée, un live, proprio inserito nel post-millennium rock così definito dall'artista. Anche l'album seguente è stato realizzato in capitoli, mentre nel 2013 e nel 2011 in precedenza era stata la volta di Sphinx e di Return to Zoathlon, progettato a New York. Tra le curiosità ricordiamo che le musiche di Maitreya sono state colonna sonora di film e lui stesso ha partecipato ad una serie TV americana.